c'era un quartiere reale, poi c'era un quartiere in cui vivevano gli ebrei, un quartiere in cui ci sono i cristiani. E pensate, Alessandria, fin dal III secolo prima di Cristo, è la città nella quale viene tradotta in greco la Bibbia degli ebrei. C'era la famosa biblioteca di Alessandria, che era la biblioteca più grande del bacino mediterraneo in quest'epoca. E direi l'altro aspetto interessante, il museo, che non è un museo come lo pensiamo noi, in greco è la casa delle muse, un luogo in cui venivano mantenuti praticamente i grandi cultori di tutte le arti. Direi allora in questa città estremamente interessante accade un fenomeno abbastanza curioso all'epoca di Atanasio, l'abbiamo un po' visto, alcuni cristiani, anzi i cristiani migliori, alla fine delle persecuzioni abbandonano la città e si ritirano nel deserto. Dunque Atanasio arriva ad essere vescovo di Alessandria nel 328 ed è un giovanotto soltanto, a 30 anni, quindi è vescovo, patriarca si dice, di questa città che potremmo dire è la chiesa più importante dell'Oriente. 30 anni soltanto, ma vi dicevo, un momento cruciale della storia della Chiesa, perché vive durante quella che è la crisi ariana. Ario è un prete di Alessandria e Ario, direi, è un eretico, lo diciamo così oggi, lo dico con un po' di dispiacere perché ho grande affetto per questi autori dell'antichità che meriterebbero un po' più di comprensione. Voi sapete che la difficoltà grossa del cristianesimo nella chiesa di Alessandria è legata alla cultura greca. Apro una piccola parentesi per farvi un esempio. Prendiamo due libri della scrittura, gli ultimi due libri dell'Antico Testamento, in ordine cronologico. Il libro del Siracide. Il Siracide compone questo libro, un libro sapienziale, a Gerusalemme. Forse quest'uomo che passa sotto il nome di Siracide, ben Sirach, è un sacerdote di Gerusalemme. Si accorge che la cultura greca, la cultura ellenistica, affascina anche i cristiani. La sua reazione è di difendere il patrimonio dei padri, cioè la tradizione ebraica, innalzando una barriera per evitare che la cultura ellenistica si introduca nella cultura ebraica e in qualche modo la laceri. Questo è un atteggiamento. Ad Alessandria, vi dicevo, la Bibbia degli ebrei, era stata tradotta in greco. Vuol dire, era accessibile anche a quei cristiani, e forse non solo ai cristiani, prima agli ebrei e poi ai cristiani, ma direi anche a coloro che non appartenevano al popolo ebraico. Se pensiamo all'epoca prima di Cristo, questi due lunghi secoli che precedono Cristo, la Bibbia ebraica è già disponibile in greco. In quel contesto, l'ultimo secolo che precede la venuta di Cristo, viene composto un altro libro sapienziale, il libro della sapienza. L'autore è un autore di Alessandria. Dunque un ebreo di Alessandria che compone questo libro, l'unico libro in cui si parla dell'immortalità dell'anima, in cui si definisce la prerogativa di Dio aftarsia, l'incorruttibilità. L'autore di questo libro fa esattamente l'operazione opposta a quello del Siracide. Apre la cultura ebraica in modo che possa abbracciare anche quella cultura in cui gli ebrei di Alessandria vivono. Potremmo dire non è una commissione vera e propria, ma senz'altro una simpatia da parte dell'autore del libro della Sapienza nei confronti della cultura greca. Ma la cultura greca, direi, manifesta anche i suoi pericoli abbastanza facilmente, e questo accade in ambito cristiano nel IV secolo. Se noi pensiamo al concetto di mediatore riferito a Cristo, se leggiamo nella scrittura Paolo, ci dice che Cristo è mediatore fra Dio e gli uomini, perché Cristo è al tempo stesso pienamente Dio e pienamente uomo. Dunque mediatore perché fa da ponte ed è pienamente Dio e pienamente uomo. Ma nella cultura greca mediatore è colui che sta di mezzo, cioè inferiore a Dio e superiore agli uomini.
una specie di demiurgo. Direi allora che la difficoltà di pensare a Cristo con lo sfondo della cultura greca crea questa difficoltà. È praticamente Ario che vuole ragionare insieme a coloro che abitano ad Alessandria e hanno la cultura greca alle spalle, pensando a Cristo, lo ritiene la prima delle creature di Dio, inferiore a Dio, ma certamente superiore ad ogni altra creatura. Dunque è una forma, si dice, di subordinazionismo. Cristo è inferiore al Padre. L'intervento del Concilio di Nicea nel 325 stabilisce che Cristo è homoousios, della stessa usia, della stessa sostanza del Padre. Dunque è chiaro che dentro la Chiesa di Alessandria, e non solo la Chiesa di Alessandria, ma tutta la Chiesa orientale, l'arianesimo crea numerose difficoltà. Difficoltà che non sono solo teologiche ed ecclesiali, ma anche politiche. Perché nel IV secolo, guarda caso, l'imperatore d'Oriente è filo ariano. Quindi difende gli ariani contro i difensori del Concilio di Nicea. Atanasio, direi, è il più grande difensore del Concilio di Nicea. La conseguenza di questo conflitto, Atanasio non vuole che Ario venga reintegrato nel clero della sua chiesa di Alessandria. Per questo motivo interviene l'imperatore e Atanasio viene esiliato. Per lo stesso motivo viene esiliato 5 volte nella sua vita. Allora direi, con questo piccolo sfondo abbastanza complicato, si può vedere che cosa accade ad Atanasio in questi esili. Direi, gli esili sono sempre dolorosi per chi li vive, ma hanno avuto un effetto estremamente positivo per la diffusione.